Bella raga, come state? Spero tutto a posto. Allora ragazzi, intanto se non avete visto lo scorso video di Blackpool, andatelo a vedere perché se no non capirete veramente niente di quello che succederà in questo video. Allora raga, perché non sto usando la luce ad ombrello? Uno, perché intanto sto registrando col mio nuovo iPhone, quindi volevo vedere se la qualità è meglio lì che sulla videocamera. E quindi niente, qui intanto scrivete nei commenti se vi piace la qualità. E due, volevo provare senza luce ombrello, così vedevo se l'iPhone poteva funzionare anche con soltanto la luce della camera. Raga, io penso che avete capito tutto ormai di quello di cui sarà questo video ed è molto facile in realtà. Vi vado a far vedere cosa ho comprato alla convention di magia più grande al mondo. Allora, come nel caso non lo sapete, questo febbraio sono stato, come ogni anno, vado in Inghilterra a Blackpool per la convention di magia più grande al mondo. Tipo un grande raduno dove ci sono spettacoli, conferenze, stand dove ti puoi comprare i giochi di magia. E oggi vi faccio vedere quello che ho comprato io alla Blackpool Magic Convention 2023. Ho fatto anche un vlog, tra l'altro vi lascio il link in descrizione. E niente, io direi subito di iniziare. Allora, intanto avevo lasciato dei spoiler su Instagram, quindi se non mi segui, sempre il link di Instagram in descrizione. E niente, io direi subito di iniziare. Come prima cosa sono andato da queste persone che vendono dei giochi veramente favolosi di Alakazam. E niente, ho comprato tre giochi, avevano un'offerta, tre giochi per 60 euro mi pare, e molto belli, e mi hanno anche regalato quattro poster. L'altro non so dove è finito, è da qualche parte qui in camera. Comunque niente, mi hanno regalato quattro poster con gli acquisti e son carini da avere. E quindi li mettiamo qui da parte e niente, andiamo a vedere in realtà cosa sono i giochi che ho comprato di Alakazam. Allora, ho comprato questo gioco che si fa con le gift card di diversi fast food. Praticamente è una carta con una predizione, tutte predizioni sopra, tipo tieni nel portafoglio e prendi uno Starbucks. Lo spettatore decide quale carta mettere nel portafoglio, quale mettere di lato, quale tenere, qual è, e tu sapevi tutto già dall'inizio. E nel caso, ovviamente vi lascio intanto i link di certi di questi. Questo si chiama Foods for Thought e veramente veramente bello, di Alakazam. Sempre da questi di Alakazam ho preso questo qui, che si chiama Suita Deck Plus. Cosa consiste? Allora, ti danno due opzioni: o da farlo più o meno più carino, più gentile per i bambini, che in pratica faccio vedere intanto. Faccio vedere. Tipo, si chiama il Price Deck, che vuol dire che è un mazzo di carte con tutti i premi. Per esempio, 1000 euro di gift cards di Amazon, 300 euro in cash, 7 notti a Las Vegas, una TV e tutte cose di questo tipo. Vai da un tuo amico e fai: guarda, scegli qualunque carta vuoi. In questo modo scegli questa e niente, dice fuck all. È veramente veramente carina. E se non vuoi dire fuck all, puoi dire an amazing magic show. E niente, era una chicca carina da fare tra amici, così nel caso stai fuori con gli amici. Chicca, diciamo, carina. Contate questi giochi in pratica, 3 per 60 li ho pagati 20 euro l'uno in pratica. Sempre da loro, questo ultimo gioco comprato da loro è Spread. Allora, e molte opinioni diverse su Spread. Cos'è? Come si può dire? È un mazzo di carte con tutti i film sulle facce. Faccio vedere un attimo. Gladiatore, il Mago di Oz, e Willy Wonka, la fabbrica di cioccolato, e Shrek, tutte queste fai. Ok, prendiamo quattro carte, per esempio ora faccio così, il Titanic, e ora non so se si va a vedere, cioè se si può vedere in videocamera, vi avvicino il tappetino, ma quello che dovrebbe succedere è che fai così sul tappetino e c'è il disegno di Jack e Rose sul mazzo, in questo modo qui. E niente, è carino, si può fare con diversi, come si dice, con diversi film. E niente, anche questo a me piace veramente tanto, l'ho fatto già a un bel po' di persone e
la reazione è stata molto bella, sono rimasti senza parole e quindi anche questo lo si può levare di qui. Poi un'altra cosa che mi ha fatto impazzire di Blackpool, è stata una delle cose migliori, è stato lo stand di Julio Montoro. Julio Montoro non è venuto il primo giorno purtroppo, e se non gli avrei comprato tutto lo stand, sono andato lì e mi sono potuto comprare due giochi, il resto li aveva tutti sold out. Adesso mi faccio un attimo. Allora, i giochi di Julio Montoro non è, cioè me li potevo costruire, però per la genialata e i metodi geniali che usa me li sono dovuti comprare. Questo hai 5-6 mazzi di carte, tu in pratica li devi girare in questo modo e poi diventa una bustina con dentro la carta dello spettatore scelta. Questo è The Pile di Julio Montoro. Vi lascio anche il suo Instagram qui perché è veramente una persona fantastica, tra l'altro una persona gentilissima, ragazzi. E niente, è veramente veramente geniale come effetto. Un'altra cosa di Julio Montoro che ho comprato è un brand che ha lanciato soltanto a Blackpool, tra l'altro. Gli ha cambiato nome e tutto, quindi dato che l'abbiamo preso, questi adesso sono unici al mondo. Sono Tsuki e Appearing Car. L'ho capito dopo quando ho fatto un'intervista che questo è un brand di magia che ha fatto per bambini, perché sono giochi che si possono, che sono facilissimi, sono quasi automatici e niente. Abbiamo un cartoncino in questo modo qui e niente, lo andiamo a chiudere in questo modo, lo si vanno a fare 1, 2 e 3 giri, schiocchi le dita e appare una macchina all'interno. Veramente veramente bello, ovviamente vi lascio i prezzi di tutti i giochi sullo schermo e niente, veramente veramente geniale tra l'altro. Poi niente, siamo andati in una pesca magica, avevano tutti questi giochi messi dentro una carta da compleanno e dovevi pagare 3 pound mi pare, lo scorso anno l'avevo fatto, avevo preso tipo 30 pacchetti, avevo speso 60 euro, una cosa del genere, erano 2 pound, quest'anno erano 3 pound. E niente, l'ho fatto con Razzo, con Mago Pistacchio, vi lascio il suo link in descrizione, vi lascio anche l'Instagram del club in descrizione ragazzi, nel caso non sapete il club magico Fernando Riccardi sta facendo conferenze assurde in questo periodo, quindi vi consiglio di dargli un'occhiata in descrizione. E non capivamo cosa avevo preso, e poi ho capito perché io ho una cosa molto simile, in pratica quello che dovrebbe fare è una scatola che tu strisci sul tavolo e tecnicamente non si dovrebbe alzare, no? Però beh, non funziona, quindi dobbiamo capire. Però sono sicuro che una volta che funzionerà sarà una figata. Grazie Razzo ancora. Niente, poi ho preso questo che è di uno dei vincitori di Full Us e del programma televisivo di Penn & Teller e si chiama Can You Find The... È un libricino per bambini piccoli e lo spettatore fa: allora, guarda questa immagine qui e non la dire, però leggimi tutti questi 9 disegnini. Lui mi legge tutti questi disegni, io capisco che questo per esempio è una torta, senza che mi dà nessun indizio, mi legge soltanto i 9 disegni. Poi niente, ho preso questa di JL, tanto per... Che in pratica è quella che usa Frank Matani in realtà a LOL. Mi pare, non l'ho visto LOL, però beh, mi pare di sì. E niente, l'ho vista come pacchetta, è molto figa. E niente, ecco il cane che arriva, l'ho sentito da fuori. E niente, anche questa molto carina. Poi ragazzi ho preso Ching. Cos'è Ching? È una versione più grande, più professionale di Mysterious Ring. È la stessa cosa, solo più grande. Per farvi capire, questo lo paghi 12 euro, 10 euro, 12 euro. Questo l'ho pagato ben 5 pound, no, 5 o 6 pound, non mi ricordo. E è la stessa cosa, solo che... guardi, faccio vedere la differenza. Capito? E niente. Ma queste sono le cose di Blackpool. Vai là e trovi cose a molto di meno. E niente. In pratica quello che devi fare. Ci fanno molti giochi. In realtà Jack è molto bravo. E lui, vi lascio anche il suo Instagram in descrizione. E è molto bravo, ragazzi. È bravissimo lui con questo.
ma in generale è bravissimo con i giochi di magia. E niente, in pratica quello che devi fare è far mettere questo tipo un rompicapo. Devi non capire. No, perché no? Aspetta, pare quando mi alzo, me lo faccio sempre. Devi farlo incastrare all'interno in questo modo. E niente, è veramente veramente carino in realtà. E penso che tutti quelli della casata Blackpool nostra l'ha comprato, l'abbiamo comprato tutti. Era veramente veramente una cosa da prendere di sicuro. E sì, veramente veramente figo. Raga, io queste cose non so come mettervele in descrizione, questi giochi, perché ovviamente li ho trovati a Blackpool, non online. Poi, ho preso questa veramente bella per una gag di quando faccio gli spettacoli, che è una bacchetta fatta col posto della cosa della plastica nera, è fatta con una molla, no? Quindi faccio. Guarda! Guarda! È molla! Perché è fatta con una molla, no? Quindi è una minchiata, tanto per. Vabbè, da un tabacchino ho trovato le carte di Blackpool, tanto per avercele. E niente, poi ho preso, dato che sto iniziando a fare le sculture di palloncini, mi piace tanto, ho preso intanto una pompa qua, la Tex, che è la pompa migliore per fare i palloncini. E poi ho preso due pacconi di qua, la Tex. Uno con i colori più scuri, l'ho già quasi finito, e uno con i colori molto più attivi. E niente, questa era una cosa che avevo preso da qua, la Tex proprio. Molto molto bella. Poi qui ho preso una minchiatina, faccio vedere, che invece in realtà è molto bella, vi faccio vedere, l'azzurro diventa rosso. Ce l'ho per esempio, e ok, beh, tanto per, pagherà 10 pound questa tra l'altro, neanche economica per quello che è, però beh, non fa mai male. Poi, molto bella questa, è una fish. E l'ho pagata, come lo metto sullo schermo, 5 pound. E io metto ovviamente in pound, quindi non, cioè vi metto pound e poi metto quanto sarebbe in euro sullo schermo. E niente, una fish, paga 5 pound e sarebbe il gioco questo qui, ve lo faccio un secondo, fammi trovare. Ok, fai. E allora guarda, vado a tagliare il mazzo di carte e gli andiamo a dare anche una bella mescolata. Vogliamo dire la parola stop quando vuoi. In questo modo stop qui, perfetto. Guardala. E io avevo messo una predizione sotto la fish. E non ho proprio sotto la fish. Infatti, esattamente il re rosso di cuori. E niente. E, 5 pound per questa. Però ti danno anche queste. Ti danno tutte altre carte mini nel caso vuoi cambiare predizione. E sì, veramente veramente figo. Niente, un'altra cosa era questo gioco qui con le Mentos. Cosa consiste? Avevo comprato anche un foulard, ma mi è cascato dietro uno dei mobili, però vabbè, tanto ne ho altri. E Mentos, e in pratica metti le Mentos dentro a un tubo e spariscono le Mentos e appare il foulard che era sparito prima. Anche questo molto carino in realtà. Poi ragazzi, ho preso questa che ho dovuto costruire, mi piace veramente tanto. Allora, era se prendevi questa e se prendevi un gioco, questa normale costa 15, se prendevi un altro gioco ti costava 10. Ho comprato questa, ma in realtà avevo comprato un'altra cosa, però vabbè, non mi ricordo neanche. Ah, la pallina che rimbalza e non rimbalza. E niente, l'ho buttata quella, non aveva senso. L'ho buttata non nel secchio, però nei miei cassetti che non uso mai. Sostanzialmente te la devi costruire. Ah, ecco la carta che vi dicevo, dove mettere la carta di credito, ok. Adesso si sta mettendo tutto, tutto a posto. Faccio vedere. È una carta. E qui all'interno ci metti la tua carta di credito. E quando vai a fare tap, sembra che paghi con la carta da gioco. Ripeto, questa te la devi costruire te. Fai vedere una scatolina di Lego. Vai a chiudere in questo modo. Schiocchi le dita e appare un omino Lego. In questo modo qui. Poi fai controllare e niente, hai l'omino Lego. Molto molto bella. Poi paddle, ho preso, mi piacciono molto i paddle, nel caso non sapete cosa sono i paddle. E si può fare anche con due, io ve lo faccio con uno per essere più veloce. Mi piace vedere in questo modo che ho 3x da una parte e 3x da un'altra. Stai attento perché se vado a cancellare una x da questa parte, abbiamo 2x da questa parte e 2x da questa parte.
Se vado a cancellare un'altra x, abbiamo una x da una parte e una x da un'altra, vado a cancellare tutte, abbiamo 0x da una parte e 0x da un'altra, però basta scegliere che abbiamo 3x da una parte e 3x dall'altra. Cancelli tutto e fai controllare. Niente, è veramente, veramente bello in realtà. E l'ho pagato pochissimo, era l'unica cosa che mi serviva, non la trovavo. E l'ultimo stand di Blackpool dove sono andato era proprio The Magic Wizard e l'ho trovato. Discount Magic, scusate. E niente, io direi di passare alla parte di cui mi importa molto di più a tutti, i mazzi. Allora, quest'anno dovete sapere, dato che ho iniziato a fare molti spettacoli e mi sono messo in pratica molto più sui giochi da scena invece dei mazzi. Infatti, non ho preso niente in pratica di mazzi. E ho preso un mazzo di Toy Story, perché io sono un fanatico di Toy Story, lo sapete. E niente, Toy Story 4. Un mazzo doppio dorso, delle B che vendevano a 1 euro originali. E le mie carte preferite, le DMC Elites, sono anche segnate, le amo. E niente, c'è anche una faccia blu e ne ho anche una che è con le facce rosse. No, scusate, faccia bianca, dorso blu e poi qui dovrei avere, eccole qui, scommetto, sì, eccole qui infatti. Faccia bianca, dorso rosso. E poi queste. Ho preso un mazzo Niagara. Che è quello con il filo, no? Niente. È fighissimo. E puoi far finta tipo di fermare il tempo, no? Molto molto carine. E niente, per levarsi un attimo le carte, possiamo metterle lì. Poi, cos'è che ho preso? Ho preso questo da Mark Mason, Digital, penso il gioco più bello di Blackpool. Ve lo faccio. Routine dove cambia tutto, però per farvi capire, vi dà una doppio dorso e una carta con stampato il 4 di cuori per scambiare. E niente, in pratica quello che fai è guarda, scegli una carta, guardala, ricordala, ok, e il 6 di picche. Guarda, io ero così convinto che il 6 di picche aveva una predizione in tasca, proprio 6 di picche, ovviamente in inglese, raga, Six of Spades. E però guardate, è il 4 di cuori, giusto? Guarda attentamente che sembra proprio che la carta si anima e diventa il 4 di cuori. Niente, mi piace veramente tanto, veramente, veramente. Per i soldi che ho pagato, giustissimo, giustissimo. E aveva molti giochi anche, però i resti dei giochi erano carini, molto belli, però i prezzi che metteva sono un po', diciamo, alti, no? Poi, sempre dello stand dei Lego, e come potete vedere, 5 bandole, dice ancora non l'ho aperto, ho aspettato tutto questo tempo per fare il video. Questo modo qui, e è l'illusione più grande e più piccolo. Con però i coaster per i bicchieri del caffè, no? Che metti il caffè dentro e lo tieni da qui. E niente, per fare un video su TikTok, su Instagram è figo che inizi con questi sul bicchiere, no? Inizi così e fai ok, leviamoli. Qual è più grande? Dici questo? Sì, però se li cambiamo in questo modo. Perché guarda, qua dice grande, ok? Grande sarebbe medio in metodo di caffè, così, no? Fai, guarda, in questo modo. Però guarda, se io questo adesso io lo giro a 20, 20 sarebbe il metodo grande in realtà. In questo modo questo diventa più piccolo e questo diventa più grande. Però se si gira di nuovo come dobbiamo fare, più piccolo, più grande. E vabbè, è l'illusione, raga. E niente, l'ho presa perché boh, sarebbe premio una cosa molto molto utile per video. Poi niente, ho preso per 10 pound un protettore di carte. Niente, io ci ho messo le Melee Gold e niente. Io però lo uso per un'altra cosa, metto un mazzo di carte qui e poi le carte slabbate, quindi le carte che le avevi strati per fare le flap o gimmick, le metto qui e le stringo così si addrizzano prima.
E poi, signore e signori, la cosa che tutti stavate aspettando, che avete visto spoiler di Instagram e tutto, il trofeo. Questo è The Bronze Hand, è il trofeo, e niente, è un trofeo molto molto bello, e niente, io lo uso, lo metto là sopra con tutti i premi, è molto bello, è di legno, e niente, ha una carta, è il 10 di cuore impalmato, ed è molto bello, si vedono le vene e tutto, è veramente veramente bello ragazzi, veramente veramente bello, e quindi niente. Raga, questo è il video, spero che vi sia piaciuto e niente, lasciate like se volete e commentate con la qualità dell'iPhone se vi piace o se volete che ricambio la videocamera. Niente, io tra poco ritorno a Roma in Italia e vi posso soltanto dire delle cose, sfide YouTubers, basta e fidatevi, seguitemi, attivate la campanellina perché non ve ne pentirete. Ciao raga!